Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pane senza glutine a lenta lievitazione. Il tempo di preparazione della ricetta è di 2 ore più il tempo di lievitazione. Gli ingredienti sono miscela per pane senza glutine, acqua, lievito di birra disidratato, zucchero e sale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina. Ed azionare il bimby per 2 minuti in modalità spiga. Aggiungere il sale e continuiamo ad impastare per 2 minuti in modalità spiga. Lasciamo riposare l'impasto nel boccale per 10 minuti. Trascorso il tempo, azionare nuovamente il bimby per 2 minuti in modalità spiga. Lasciamo riposare l'impasto nel boccale per altri 10 minuti e ripetere l'operazione per altre 2 volte ad intervalli di 10 minuti. Trasferire in una ciotola infarinata con la miscela per pane senza glutine. Coprire con pellicola trasparente e riporre in frigo da un minimo di 8 ore a un massimo di 24 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto dal frigo, adesso trasferiamolo su un piano di lavoro abbondantemente infarinato. Con le mani stendiamolo formando un rettangolo. Formiamo le pieghe. E ripetiamo l'operazione. E ripetere l'operazione per un'altra volta. Dopo aver effettuato per 3 volte le pieghe, adesso daremo la forma di una pagnotta. Trasferiamolo in una ciotola coperta con un canovaccio e ben infarinata. Coprire l'impasto e lasciamo lievitare in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato. Adesso lo andremo a riporre in una pentola con coperchio che abbiamo unto con dell'olio. Chiudere con il coperchio
cuocere in forno preriscaldato statico a 230 gradi per 30 minuti. Successivamente togliere il coperchio e continuare la cottura per 20 minuti a 200 gradi. Il pane è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servire. Pane senza glutine a lenta lievitazione. Grazie e alla prossima ricetta!